Dopo le polemiche sollevate dagli utenti delle poste centrali di Sala Consilina, si aggiunge oggi la denuncia di un nuovo disagio. Infatti, con un documento inviato al direttore di Equitalia Polis di Salerno, al direttore dell'INPS di Napoli e all'Agenzia delle Entrate di Salerno, Antonio Beltotti, vicepresidente provinciale della Confcommercio di Salerno e componente dei comitati provinciali e regionali INPS, denuncia la mancanza di personale presso la sede di Equitalia Polis di Sala Consilina. Beltotti notifica questa mancanza nonostante, come ha dichiarato, l'enorme disponibilità di personale, con la conseguente creazione di file lunghissime agli sportelli. Nel documento inoltre si sottolinea la necessità di un ampliamento del personale e di un ampliamento dei servizi erogati, in particolar modo la possibilità di concedere le rateizzazioni a tutte le aziende richiedenti.